Ida Platano non può conquistarla nessuno. Tutta la verità di Marco Alabiso. Marco Alabiso parla chiaro. Ida non ha mai smesso di volere Riccardo. Quando si ha a che fare con un ex storico così ingombrante, è difficile entrare nel cuore di una persona. Soprattutto se i diretti interessati sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quest'ultima stava frequentando con risultati positivi Marco Alabiso, ma poi è basta un niente per cambiare tutto quanto. E le sue parole al settimanale Uomini e Donne Magazine non lasciano dubbi. Nessuno può conquistarla fino a quando nei suoi pensieri ci sarà Riccardo. Ha aggiunto, tra il serio e il faceto. Che potrebbe scendere per lei anche un uomo bello come Brad Pitt, ma riuscirebbe a trovargli dei difetti e a chiudere la conoscenza con lui. Il cavaliere di Uomini e Donne racconta un retroscena su Ida, lì ho capito tutto. Ma quando Marco Alabiso ha capito che con la dama di Uomini e Donne non c'era più nulla da fare. Lo ha raccontato lui stesso al magazine ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Una sera si trovavano a Roma e hanno deciso di andare a bere una cosa in un locale e lei, senza neanche accorgersene, ha suggerito l'unico aperto, peccato che fosse quello in cui andava sempre con Riccardo, tanto che il cameriere che la conosceva glielo ha fatto notare. Ancora più assurdo il fatto che proprio lì si è scambiata un bacio con Marco nello stesso posto in cui lo diede al suo ex storico. Ecco spiegato il suo cambiamento d'umore improvviso. Secondo Marco non è mai il caso frequentare posti in cui si è stati con gli ex se le cose non si sono superate del tutto. Uomini e Donne, Marco Alabiso chiude a un possibile ritorno con Ida Platano. E sempre il cavaliere ha deciso di chiudere a un possibile ritorno con Ida Platano, perché non ci sono proprio i presupposti, ha dedicato a lei. Che non si è sentita bene durante le ultime puntate, tutto il tempo che poteva, tutte le energie. Ha tentato di entrare nel suo mondo con la speranza di conquistarla, e nulla. Per lui sarebbe davvero difficile riprendere da dove si è interrotta la loro frequentazione.